Allora, siamo alla 9ª edizione di Expo Bimbo, 9 edizioni. 9 edizioni per un grande salone, l'unico nel sud Italia. Expo Bimbo è una fiera che noi amiamo definire consulenziale ed è anche un grande parco giochi in fiera. Consulenziale perché si rivolge alle mamme anche in attesa, quindi il nostro target è dalla mamma col pancione fino al bambino della quinta elementare e abbraccia la fascia secondo noi più importante che è quella della famiglia. Le future mamme potranno trovare tanti spunti anche di formazione, dal corso per l'allattamento al corso per la crescita, le misure e le manovre per la sicurezza dei bimbi, ma soprattutto i bambini sono i protagonisti, tanto gioco, tante novità dal punto di vista dell'alimentazione, abbiamo puntato molto anche all'alimentazione biologica che oggi è molto importante, ma non è certamente il solo punto di riferimento. Expo Bimbo tra l'altro ha la fortuna di camminare a stretto braccio con le grandi aziende sanitarie, ricordiamo la presenza dell'Arnas Garibaldi, del Policlinico Vittorio Emanuele Ferrarotto e dell'ASP di Catania, che sono protagonisti attivi in fiera proprio perché offrono delle consulenze con la presenza di medici, di primari, di specialisti che si mettono a disposizione gratuitamente delle nostre mamme per dare loro tanti consigli con una stretta di mano davvero familiare in questo strano contenitore che è la manifestazione fieristica. E poi ovviamente i nostri concorsi, in particolare Mini Miss e Mini Mister Baby, già in galleria partiranno le selezioni, dal sito expobimbo.it sarà possibile avere tutte le informazioni per far giocare i bimbi a diventare modelli per un giorno. Ovviamente non si vota la bellezza ma la simpatia e la spontaneità dei nostri piccoli. E poi Miss Pancione, che è un concorso gioco dedicato alle mamme che affrontano la gravidanza con spirito, e quindi anche lì c'è una bella competizione per vedere chi ha le misure adatte da mannequin ma col pancione. Tanta allegria, McDonald's che continua a essere un partner importante per Expo Bimbo, quindi le grandi aziende, ma così come anche le aziende nostre siciliane della buona alimentazione, della grande animazione, perché Expo Bimbo è anche zone gioco che vanno dalla zona 0-3 anni a tutti i giochini che possono essere utili per far passare con noi ai bimbi un'intera giornata, un intero pomeriggio, e così le mamme possono fare anche un po' di shopping. In compagnia di Salvatore Abate quest'oggi presentiamo Wending Living ed Expo Bimbo, le prime fiere in calendario di Etna Fiere, ma in qualità di presidente di CDO e nonché proprietario di Etna Fiere, socio di Barbara Mirabella, vorremmo avere un parere circa appunto il calendario fieristico di Etna Fiere. Peraltro a breve ci sarà Expandere, quindi da presidente di CDO un appuntamento che si rinnova, molto importante per le aziende, ormai è diventato davvero un punto d'arrivo e di lavoro per tutto l'anno. Bene, verissimo. Io sono al solito sempre felice di poter dare una mano al lavoro che compie Barbara continuamente sul settore delle fiere. È chiaro che quest'anno, a parte che anche gli altri anni, diciamo, la qualità delle manifestazioni è notevole, e quindi auguro veramente con tutto il cuore che soprattutto il territorio possa cogliere positivamente le nostre iniziative, che chiaramente tutte quante convergono affinché il nostro territorio possa stare un po' meglio. Per quanto riguarda Expandere, quest'anno un particolare cenno all'internazionalizzazione, un argomento importante. Quest'anno Expandere, spieghiamo un attimo, Expandere è la giornata dedicata a Compagnia delle Opere, e quindi è una giornata durante la quale chi vuole capire di cosa si tratta riesce veramente in un'unica giornata a concepire qual è il concetto di Compagnia delle Opere. Quest'anno abbiamo diminuito il numero dei workshop, che ci saranno degli argomenti notevolmente importanti, parliamo di finanza, parliamo di edilizia, si parlerà di e-commerce, che diciamo che oramai siamo forse anche un pochettino indietro. Ci concentreremo quindi su questi argomenti e abbiamo già invitato dei personaggi, delle persone, dei professori universitari che possano dare delle spiegazioni affinché, diciamo, al solito il territorio e quindi la rete complessiva di aziende, non solo di profit, non profit, professionisti e quant'altro, possa avere l'occasione di
percepire il cambiamento in atto. In compagnia di Alfio Mosca, anche Etnapolis accompagna Expo Bimbo nel suo percorso, siamo giunti alla nona edizione, un motivo comunque di vanto per tutto il comparto commerciale di Etnapolis. Sì, sicuramente questa collaborazione con Etnafiere, con Barbara Mirabella, diciamo, trasmette una luce a tutti i nostri consumatori di innovazione e di informazione. La fiera, la nona edizione della fiera Expo Bimbo, è una fiera che ogni anno tende a evolversi dal punto di vista professionale e qualificante, e soprattutto è diventata, oltre che un padiglione espositivo di tutte le novità per le mamme, per i bimbi, è diventata anche un centro di consulenza per le mamme e per le bimbe. Quindi la professionalità in questo senso, e l'aiuto e l'accompagnamento al momento più importante della donna, sia da parte di essere mamma e successivamente di fare la mamma, è accompagnata da un'attività di consulenza con medici e con tutti. Poi c'è il sociale, c'è Teleton che colora tutto l'evento. Salvo Pogliese, Expo Bimbo sta diventando grande, non edizione, ma soprattutto grande attenzione alle aziende siciliane e partner nazionali e internazionali. È un evento importantissimo che ha superato i confini territoriali della nostra regione, di grande valenza, di grande importanza per il tessuto economico e sociale della nostra terra, con un approfondimento anche su tematiche solidariste di grande valenza. Penso alla presenza di Teleton, che certamente qualifica l'evento. Un evento, fra le altre cose, che focalizza l'attenzione sulla maternità all'interno di un contesto territoriale quale quello italiano, dove vi è un'assoluta emergenza, che è quella del tasso di natalità. L'Italia è la quart'ultima nazione al mondo come natalità, assoluta priorità, e credo che anche attraverso questo evento si possa favorire e invertire la rotta.